Bene, bene, ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti in eh, questo video e partiamo, vediamo esercizio, un esercizio per potenziare la volontà, iniziazione di potenza. Allora, che cos'è eh, la volontà? La volontà è un po' il muscolo della mente, quello che ci consente di raggiungere dei grandi obiettivi da un punto da tutti i punti di vista e quindi sviluppare la volontà è fondamentale per eh, stare meglio in tutti gli ambiti della nostra vita, in tutte le aree della nostra vita, sentimentali e affettive, nelle aree, diciamo, eh, emotive, nelle aree esistenziali. Insomma, la volontà è un po' quell'azione quell che ci fa diventare persone migliori, che ci fa essere persone migliori. E raggiungere obiettivi attraverso la volontà noi possiamo raggiungere obiettivi eh, in, ogni, in ogni ambito nella, nel cammino spirituale, ma anche nella seduzione, ma anche nell'amore, nelle relazioni, nel lavoro. È veramente un tocca sana la volontà. Allora cerchiamo di capire qual è un esercizio per potenziare la volontà. Prima però iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E partiamo, partiamo. Allora, eh, un esercizio molto molto utile per potenziare, per fortificare la volontà consiste nel, eh, nel fare delle affermazioni, affermazioni di potenza che devono, dovrebbero essere fatte ogni sera. La sera prima di addormentarci perché siamo in una fase ipnagogica, cioè eh, in cui la mente inconscia, la mente emotiva è molto più ricettiva e quindi può, eh, ci può consentire di raggiungere dei grandi risultati, ci può consentire di... possiamo far passare un messaggio e farlo entrare direttamente nella nostra eh, mente inconscia che è quella parte della mente che, eh, che sa emettere, diciamo così, che sa realizzare perché la nostra parte emotiva è quella che fa e questa è un'iniziazione vera e propria perché eh, deve essere fatto proprio con l'intento della trasformazione. Teniamo presente che tutti i rituali, i riti iniziatici eh, presentano questa grande capacità di trasformare, trasformare una cosa in un'altra, modificare una cosa in un'altra e ottenere dei risultati. Ogni sera, prima di addormentarti, ripeti quindi le seguenti affermazioni, fin tanto che non sarai colto dal sonno, quindi devi ripeterle mentalmente eh, queste affermazioni. E puoi anche recitarle le sottovoce, non importa, l'importante è che naturalmente quando il sonno ti prenderà, eh, smetterai. E le affermazioni sono le seguenti: poi imparare, imparare a memoria, puoi anche ripeterne una alla volta eh, una sera, a una, una sera l'altra, oppure ripeterle tutte eh, in sequenza. E sono io sono un centro di volontà Io sono un centro di influenza e di potere Io sono dominato dalla mia volontà di volere Io sono la volontà divina invincibile io sono un centro di volontà immortale queste eh, diciamo frasi autosuggestive eh, devono essere accompagnate diciamo così dalla nostra attenzione dalla tua attenzione concentrata in te stesso eh, Visualizzando un cerchio nella tua mente dentro al quale visualizzerai la parola io sono, la frase io sono. Quindi tu ripeti queste frasi visualizzando nella tua mente un cerchio con scritto dentro io sono. Ehm... Uh... Puoi anche, diciamo, se non te le ricordi, puoi anche scriverle queste frasi e, e leggerle, ovviamente, fintanto che non ti verrà spontaneo farlo naturalmente. Puoi scriverlo su un cartoncino, diciamo, inizialmente puoi, se non ti ricordi, puoi scrivere, eh, prendere un cartoncino, disegnare un cerchio sopra con scritto al suo interno «Io sono» E sotto tutte le frasi che inizierai a leggere eh, ovviamente poi eh, diciamo piano piano vedrai che ripetendole proverai a iniziare a ripeterle senza eh, visualizzare il cartoncino e eh, dopo un po di tempo non avrai difficoltà a chiudere gli occhi visualizzare il cerchio con scritto: Io sono e ripetere queste frasi automaticamente. Io sono un centro di volontà. Io sono un centro di influenza e di potere. Io sono dominato o dominata, eh, ovviamente, se è donna, dalla mia volontà di volere. Io sono la volontà divina invincibile. Io sono un centro di volontà immortale. Ehm, al mattino, diciamo, ehm, svegliandoti, volendo, potresti eh, ripeterle ehm, anche soltanto una, due o tre volte. Ovviamente poi devi imparare a, diciamo, esercitare anche praticamente la tua volontà perché l'iniziazione rappresenta proprio la volontà quindi potresti iniziare da piccole cose ad esempio instaurare nuove abitudini potresti instaurare che ne so l'abitudine di alzarti prima al mattino mezz'ora e fare ginnastica o fare meditazione o fare qualche cosa di virtuoso. Inizia da piccole cose che ti devono ovviamente costare anche, cioè eh, se ti svegli normalmente, che ne so, alle 7, eh, mi sveglio alle 6 e mezza, alle 6 e un quarto e faccio mezz'ora di ginnastica, tre quarti d'ora, quello che è, oppure mezz'ora di meditazione. Insomma, mh, darti delle abitudini imparando a condizionare i tuoi comportamenti. Questo è fondamentale perché niente deve essere impossibile se una cosa non funziona dobbiamo ripeterla magari modificando qualcosa prendere la vita come sempre un, una possibilità di miglioramento e attraverso l'iniziazione di potenza che ci consente di trasformare la nostra volontà di migliorare la nostra volontà Potremmo ottenere grandi risultati? Potrai ottenere grandi risultati. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. E ti ricordo che sul, diciamo, di seguirmi su tutti i miei canali YouTube, che sono ben 11. Bene.